Ospite oggi nella mia trasmissione Akira Sakamoto, autore del libro Morte di un fiore di loto. E Akira Sakamoto, oltre ad essere un grande scrittore, è anche un grande amante dell'Italia e tra l'altro parla abbastanza bene l'italiano, vero Akira? Beh, diciamo che ho dovuto assimilare un notevole numero di lemmi nel vostro italico idioma onde far fronte alla mia reiterata presenza nello stivale, vero? Ma lo parli benissimo, no, complimenti. No. Parliamo del libro, Morte di un fiore di loto, che a dispetto del titolo è un libro invece solare, che parla di felicità, di gioia. Sentiamo. A morte per l'otto che hanno via di libro che non apprende di morte, però lui è un uomo che ha fatto idea a terra e poi ce l'ho fatto, oh no, è per di sole, che lui è un uomo, donna, gatto, però Akira, è piede. Akira, no, in italiano, ma tu non lo parli in italiano? Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare un notevole numero di lemmi nel vostro italico idioma per far fronte alla mia reiterata presenza nel vostro stivale. Ma dico, a parte questa frase, niente, no, solo questa frase, perché dice benissimo, no, questa. Grazie. Beh, continuiamo, parliamo del libro, Morte di un fiore di loto, ecco, il traduttore non ce l'hai, eh? No, vabbè, sentiamo, insomma, proviamo a essere un po' più, parla un po' più lentamente, magari così cerchiamo di capire qualcosa, prego. A fine dell'otto libro che lui di pagina va in terra al cielo, a noi prende, va e dice, no, chi alberi, alberi che non va e dice che è fiore, più amore e no terra, più di terra e lui sole. Senza traduttore è impossibile, prima magari devi tornare ospite la prossima volta magari col traduttore, va bene? Allora, salutiamo tutti quanti voi e se vuoi salutare anche tu, prego Akira. Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare. Non fa niente, no, bastava fare ciao, grazie Akira Kurosawa, grazie.